E mentre già si stanno schierando le due Peugeot 405 di Andrea Aghini e Fabrizio Fabbri, Aghini numero 16, Fabbri numero 15. Sì. Stamani Aghini è stato il più veloce in 1:01:40 come giro. E in questo tipo di competizione a due ruote motrici credo che sicuramente una delle due Peugeot sarà la favorita per la vittoria finale. Sono vetture appunto che sono meno potenti delle altre, ma pesano molto meno e evidentemente hanno una maneggevolezza per questo tipo di percorso che le fa primeggiare. Abbiamo visto anche i tempi nelle prime manche di questa mattina che sono stati nettamente superiori sia alle BMW che alla Ford. Infatti vedete 3.09.59, 3.09.94. Sì, interessante appunto vedere come peraltro per la quattro ruote motrici con le due Delta, vedere in questo caso il confronto diretto con due macchine uguali dello stesso tipo. Sì. Allora in questo caso i piloti sicuramente sono impegnati al massimo perché non hanno da imputare a differenze di vettura quello che sarà la differenza finale. Ecco, quegli scoppiettii che si sentono, adesso non so se si sentono anche a casa la televisione, li sentono anche i telespettatori, però sono quando praticamente il limitatore di giri che viene messo alla vettura da corsa per impedire proprio che il pilota effettui delle tirate di motore superiore a quello che è consentito e quindi staccano la corrente, praticamente un marchingegno stacca la corrente al motore e queste viene a mancare a un certo numero di giri. Intanto Fabbri che è meno favorito rispetto, sì, ad Aghini, è riuscito però a guadagnare 77 centesimi questo, sì, primo giro. Fabbri e Aghini sono i due piloti ufficiali della squadra Peugeot Italia e in tutto l'anno e in tutti gli ultimi due anni si è visto sia sempre la prevalenza di Aghini, anche se non di molto, sempre su Fabbri. Quindi credo che adesso Fabrizio stia tirando al massimo, Fabri, cioè per poter far vedere che... Ristabilire anche... in questa occasione in cui, sì, il pubblico è tanto, anche se, sì, l'area è stretta, e in cui c'è l'occasione della presenza televisiva sull'arco di tutta la prova. Sì. E qui tocchiamo un tasto dolente, se vogliamo, cioè l'estrema difficoltà di rendere in diretta le prove, sì, di rally televisive. Di rally. In effetti... In un ancora rally... Fabbri in vantaggio, tra l'altro, i soli 3 centesimi. 3 centesimi, il distacco, sì, che ha dato Michi a Cancun. Sì. E direi che appunto nei rally sia impossibile prevedere una rete televisiva che possa coprire tutte le prove speciali. Chiaro, questo io ho visto tanti esperimenti che ha fatto anche la Rai stessa per poter avere tutta la lunghezza della prova e questo non è possibile. L'unica cosa che ha fatto la Rai, e questo ne sono lieto, l'ha fatto con me, è stato 2 anni fa quando abbiamo partecipato al Monte Carlo con una telecamera a bordo, io e Gianni Vasino. Abbiamo potuto dare, diciamo così, in diretta, anche se non si trattava di vera diretta, comunque abbiamo dato quello che è tutta la lunghezza di una prova speciale. Ecco, si potrebbe però, come si era già detto, mentre sta concludendosi la prova e vediamo combattutissima, ma dovrebbe spuntarla Fabbri e anche con un margine discreto, sì, sì, quasi, sì, un secondo. Quasi un secondo su Aghini, è andato. Quindi, molto forte. Molto forte. Molto forte, si è preso una bella rivincita, come dice qui lo speaker della manifestazione, perché è tutto l'anno, e anzi 2 anni che Aghini, diciamo così, bastona Fabbri, e qui si è ripreso davanti a qualche migliaio di spettatori. E a fine stagione, che si ricordano sempre i risultati, in più, gli ultimi. Comunque, insomma, la gara non è ancora finita qua. Ecco, vedremo. Sì. Domani sarà anche interessante proprio vedere che la finale sarà sicuramente, credo, tra queste due macchine, a meno che, certo, non succeda. Ecco, e allora, mentre vedete anche, vi ho detto in precedenza, la classifica per le quattro ruote motrici, vedete la classifica per quel che riguarda le due ruote motrici, in cui tempo di qualificazione di Aghini, però, nelle prove della mattina, di 3.09.59 gli consente comunque di avere il miglior tempo, ecco, per 11 centesimi appunto. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18 su Rai 2 per le finali del Memorial Bettega.
da Bologna, Mario Poltronieri, Ezio Zermiani, Dario Ceratto vi salutano e vi auguro buonanotte.